che è un economista e quindi magari in maniera semplice ci spiega perché qua è un rischio serio questo meccanismo di stabilità, il MES. Buonasera onorevole, è in linea? Sì, dico buonasera. Allora, perché è un rischio potenziale così grande? Mentre parliamo d'altro, prevalentemente. Sì, questo è un problema perché ancora una volta rischiano di passare in secondo piano come una sorta di decisioni tecniche, scelte che invece hanno un grande rilievo politico e, come ricordava lei, un impatto sull'economia, sulle condizioni delle famiglie, delle imprese. Allora, innanzitutto, in pochissime parole, che cos'è il MES? Definito appunto giornalisticamente come fondo salva stati, è un fondo costituito con soldi forniti da tutti gli stati della zona euro che interviene in situazioni di crisi delle banche di un paese o, come nel caso della Grecia, di crisi del debito pubblico greco. Il problema è che si vogliono introdurre dei meccanismi che sostanzialmente aggravano i rischi per il nostro debito pubblico, i rischi di ristrutturazione del nostro debito pubblico, con attaccate poi qualora di fronte alla necessità di intervenire condizioni, misure di intervento sulla sanità, sulla scuola, sulle pensioni attraverso i famosi memorandum che colpiscono non solo l'economia del nostro paese ma le condizioni di famiglie e imprese. Cioè c'è il rischio che al momento in cui dovesse entrare in funzione questo nuovo e tra virgolette più efficace meccanismo di stabilità, fondo salva stati, chiamatelo come vi pare, addirittura si potrebbe esserci anche il ricorso ai risparmi, ai conti correnti, un prelievo come quello insomma che è già accaduto, insomma una roba. No, guardi, non mi piace fare allarmismi, diciamo il punto è che questo trattato, perché si tratta di un trattato internazionale che dovrebbe però per essere approvato ha bisogno dell'unanimità, quindi volendo potremmo dire di no, insomma, sostanzialmente. Assolutamente, questo è l'obiettivo per il quale anche oggi in Commissione Bilancio abbiamo fatto una discussione, Commissione Bilancio della Camera abbiamo fatto una discussione, impegnare il governo, il Presidente del Consiglio che parteciperà al vertice europeo di metà dicembre nel quale è prevista la ratifica, la firma, la sottoscrizione di questo trattato, impegnare il Presidente del Consiglio a non sottoscriverlo, a rinviare e a consentire al Parlamento una valutazione consapevole e quindi un voto del Parlamento rispetto a un passaggio che è così pieno di potenziali conseguenze, perché sostanzialmente questo trattato prevede la possibilità appunto di ristrutturazione del debito e quindi di fatto dà un messaggio ai cosiddetti mercati che in particolare la ristrutturazione del debito la riesce a spiegare in maniera comprensibile? La ristrutturazione del debito vuol dire che quando i titoli di Stato vanno a scadenza e valgono 100, invece di darti 100 ti do 80 dopo un accordo. Quindi potrebbe addirittura creare gli effetti opposti a quelli che si vorrebbero ottenere, cioè nel senso potrebbe spaventare gli investitori e aggravare la situazione del debito italiano. Il rischio che noi vediamo è esattamente quello che lei diceva, cioè una sorta di profezia che si autoavvera, nel senso che nel momento in cui si prevede un meccanismo che interviene per ristrutturare il debito in un contesto in cui cambierà la politica monetaria e quindi tendenzialmente i tassi di interesse aumentano. La Germania chiede di valutare il rischio dei titoli pubblici che sono nei bilanci delle banche. In un contesto di questo tipo, un meccanismo che prevede la ristrutturazione del debito
induce i mercati a pensare che la ristrutturazione del debito vi sia e quindi a far aumentare i tassi di interesse e a rendere poi quel debito insostenibile. Ma allora perché lo fanno? Ma io non so, no, perché lo fanno? E tra l'altro sembra che il Presidente del Consiglio sia decisissimo ad andare avanti, tant'è vero che riferirà in Senato, ma molto in là, quando praticamente sarebbe quasi inutile, 10 dicembre, è molto tardi, insomma, no, perché poi alla fine... tra l'altro il Presidente del Consiglio accusa la parte che era al governo nel Conte 1, cioè la Lega, di sapere tutto e di essere d'accordo comunque con questa riforma del Fondo Salva Stati. La Lega invece rigetta questo tipo di osservazione, dice no, guarda che ci sono tutte le dichiarazioni che noi eravamo contrari a questo Fondo Salva Stati. Insomma, comunque questo, l'attuale governo sembra deciso ad andare avanti in un'operazione che invece insomma comporterebbe molti rischi, Spassina, no? Sì, dopodiché il governo non può andare avanti a prescindere dal Parlamento, a differenza di altre volte, faccio riferimento al famoso bail-in, cioè al coinvolgimento degli azionisti e degli obbligazionisti delle banche nel caso di fallimenti bancari, un accordo che passò sostanzialmente senza un'adeguata valutazione da parte del Parlamento. In questo caso invece siamo riusciti a rendere visibile la portata politica, la portata anche democratica del trattato. E il governo, ora venerdì è prevista un incontro a Palazzo Chigi con i rappresentanti della maggioranza. E comunque sottolineo... Non mi sembra che neanche la Banca d'Italia sia d'accordo su questa cosa e nemmeno l'ABI, no? Giusto? L'associazione bancaria italiana. Ci sono state valutazioni molto preoccupate da persone che certamente non possono essere considerate antisistema. Certo. Antisistema, ma il governatore della Banca d'Italia ha detto e poi ha scritto nero su bianco che vede un enorme rischio, e cito tra virgolette la valutazione del governatore della Banca d'Italia. Ma volevo sottolineare che il Parlamento a giugno scorso ha approvato una risoluzione a proposito di quello che sostiene il Presidente del Consiglio, nella quale impegnava il governo a non sottoscrivere trattati che determinassero rischi sul nostro debito pubblico, e soprattutto impegnava il governo, all'ultimo punto di questa risoluzione, che è ovviamente è scritta nero su bianco, si trova sul sito della Camera e del Senato, impegnava il governo all'ultimo punto a fare un passaggio, ad avere il consenso del Parlamento prima di arrivare alla sottoscrizione. Quindi c'è già un impegno del governo, e quindi questo impegno non può essere disatteso, e ritengo che, dato che sottoscritto il gruppo che rappresento, il Movimento 5 Stelle, sono parte della maggioranza e anche oggi hanno ribadito posizioni di contrarietà, che il Presidente del Consiglio non possa far finta di nulla e procedere alla sottoscrizione di questo trattato, insomma. Vediamo, perché comunque è una roba tecnica, qua chiaramente quando si parla di economia ti avvertono sempre: oh, guarda che perdi ascoltatori, però in realtà qua rischiamo di perdere un sacco di soldi, no? Quindi ecco, cerchiamo di focalizzare proprio con questa storia che l'economia è difficile da capire, che l'economia non è sexy, che non è attraente. Veramente ci fanno passare delle robe che sono ingiustificabili, cioè dovremmo veramente studiare economia a scuola, così magari ci interesserebbe di più. Io veramente sono turbato dal fatto che ogni volta che si parla di economia la gente dice vabbè dai, si gira dall'altra parte. Ma stiamo parlando del fatto che arrivi o non arrivi a fine mese, del fatto che riesci a pagarti il dentista. Stiamo parlando di questo, eh? Cioè, è difficile far entrare questi concetti, no, in chi ci ascolta, Fassina. Sì, è difficile, soprattutto l'aspetto che... Ecco, l'abbiamo perso però, attenzione, perché dice parlavo del dentista e è andato via il collegamento. Vediamo un attimo, Fassina c'è? Ancora? Vediamo un po' se... No, è andato, is gone, è andato via.